Io era piccolo, ma era pieno di coraggio. Compure che invece di andare alla scuola sono andato a lavorare da 7 anni, che restai completamente inalfabeto. Così ho chiamato alla famiglia del Massaro Ture e la famiglia del Massaro Santo e ci ho detto: ascoltate a me, di qui dobbiamo scappare, che siamo vicino alla strada e semmai sia che arrivano gli americani. Certo che l'unica strada che va a Catania è questa e noi qui moriemmo sicuro. E così io, con tutte quelle, abbiamo fatto una crotta sutta una grande roccia bella tenera, che per noi era ricovero, che fu la nostra salvezza. Eravamo completamente nascoste della strada e il piacere che abbiamo era che vediamo di quella collina i movimenti che facevano gli agenti e i soldati tedeschi. E sempre c'era, notte e giorno, il duello aereo tra tedeschi e americani. E tutta la notte io, il mio piacere era questo, di contare tutte le cose che mi avevano incontrato in vita mia e tutte le minciate che io sapeva alla notte le raccontava. Perché se all'uomo in questa vita non ci incontro avventure, non ave niente da raccontare. E c'erano 2 ragazze gemelle che io le conoscevo di quando erano piccoli e la signora Santa, sua madre, e la grande amica mia, donna Angela, con i suoi 3 figlie femmine, che la più grande era di 14 anni. Lì dentro non pareva che era tempo di guerra, ma pareva che c'era il teatro.